Buongiorno amici di BCTV e benvenuti a Gazzaniga, in provincia di Bergamo, per quella che sarà una giornata storica per la categoria degli esordienti. Per la prima volta, infatti, questi ragazzi di 13 e 14 anni avranno modo di cimentarsi sul percorso della Gazzaniga Onore, gara storica per la categoria allievi che da quest'anno il presidente Mauro Zinetti e tutto il suo staff di lavoro ha deciso di aprire anche a questi ragazzi più giovani. Per loro 35 km tutti in linea che porteranno il gruppo prima verso Ponte Nossa e da lì ecco le salite. Primi tornanti verso Clusone, poi il Gran Premio della Montagna di Fino del Monte, poi saliscendi di San Lorenzo di Rovetta, prima degli ultimi 300 metri di salita posti a 1500 metri dal traguardo di Onore. Stiamo vedendo intanto gli 89 esordienti del primo e del secondo anno che si schiereranno al via, in rappresentanza praticamente di tutte le squadre bergamasche. Qui per esempio vediamo la romanese del campione provinciale Ruben Ferrari, ma ci sono anche tante squadre provenienti da fuori provincia. Abbiamo visto il progetto ciclismo Rodengo Saiano, qui vediamo il gruppo sportivo Ronco, ma c'è anche la Madignanese, ci sono i ragazzi della San Giulianese, dell'Alzate Brianza per esempio, ovviamente ci sono i padroni di casa della Gazzanighese che tanto stanno facendo bene in questa stagione, e ovviamente vediamo qui forse la guest star di questa prima edizione, il campione italiano Thomas Martinelli del gruppo sportivo Ronco, che è stato premiato da Marcello Bondioli della CFT SPA, main sponsor della competizione, dal sindaco di Gazzaniga Mattia Merelli. Competizione che, come vedete, entra subito nel vivo. Qui siamo ai piedi dello strappo di Fino del Monte e davanti sono già in otto e non li prenderanno più. Si tratta di Nicola Cerame, piemontese della Castellettese, poi c'è il padrone di casa Nicolò Franchina della Gazzanighese, abbiamo visto Ruben Ferrari della Romanese e poi il trentino Noè Sbarberi della Grafiche Zorzi Meccaniche Melzani, è un primo anno. E poi ci sono le squadre che sono riuscite addirittura a inserire due atleti in fuga, come la pedale brembillese che ha in ava scoperta Marco Rota e Cristian Mazzoleni, e il gruppo sportivo Ronco che ha tra i battistrada Giulio Franceschini e appunto il campione italiano Martinelli. Il loro vantaggio appare subito importante, quindi saranno proprio loro a giocarsi il successo. Qui vediamo, dopo lo strappo di Fino del Monte, Cerame che fa ancora il passo, seguito da Mazzoleni, Ruben Ferrari, poi c'è Franceschini e Martinelli appunto. Ha perso qualche metro Franchina, che però dovrebbe riuscire a rientrare in questa fase pianeggiante. Un po' più indietro invece il biker Marco Rota del pedale brembillese, che comunque ha un buon margine di vantaggio rispetto agli inseguitori, e soprattutto su questo inseguitore a cui vanno fatti tantissimi applausi, Noè Sbarberi. Primo anno incredibile, è riuscito prima a entrare in gruppo nella fuga giusta e poi a tenere il passo di 7 secondi anno molto molto forti. Il gruppo inseguitore invece, come vedete, procede con meno foga, anche perché ci sono molti primi anno che hanno già capito che dovranno giocarsi allo sprint le posizioni sul podio, quindi andatura per loro un po' più controllata, anche perché gli organizzatori sono stati molto bravi a portarli praticamente tutti all'arrivo. E a proposito di arrivo, eccolo qua il momento decisivo. Siamo agli ultimi 200 metri, è proprio la maglia della brembillese di Cristian Mazzoleni che parte, che lancia la volata. Cerame prova a rimontare ma non ce la fa, è ancora Cristian Mazzoleni ad imporsi davanti appunto al piemontese e a il padrone di casa Nicolò Franchina, quindi buona bella soddisfazione anche per la società, il sodalizio organizzatore. Poi abbiamo visto tagliare il traguardo a Franceschini, seguito da Ferrari e dal tricolore Martinelli. Ecco qui intanto l'arrivo di Marco Rota e ancora una volta grandi applausi, ottava posizione per il trentino Sbarberi, che dimostra ancora una volta di avere una grandissima gamba. Lui è un attaccante, uno che va molto spesso in fuga, raramente i percorsi degli esordienti si prestano a questi tipi di soluzioni, in questo caso gli è andata bene. E ora vediamo l'arrivo del gruppo inseguitore, vediamo Mazza della San Giulianese, che dovrebbe aver preceduto Colosio del GSC Villongo, e alcuni primi anno interessanti, come dovrebbero proprio essere i padroni di casa
della Gazzanighese, Lorenzo Gusmini e Mirko Nembrini, ad aver concluso la loro fatica in seconda e terza posizione tra i ragazzi del 2009. La giuria conferma gli ordini d'arrivo. Qui vediamo la classifica assoluta con Mazza, Luca Mazza in nona posizione, Francesco Colosio in decima. Detto della vittoria degli Sbarberi, secondo posto Gusmini, terzo posto Nembrini, poi via via Petralia del Villongo, Smetti del Pedale Brembillese, Profazzi dell'Alzate Brianza, Videa della San Giulianese, Berberi della Valle Camonica, Bettoni del GSC Villongo e Prandelli della Ronco Maurigi. Cristian Mazzoleni, è il tuo il primo nome all'Albo d'Oro della Gazzaniga Onore per Esordienti. Che gara è stata? Sì, sono felicissimo, è stata una gara molto bella, diversa dal solito perché oggi era una gara in linea. Siamo partiti subito forte, siamo andati subito in fuga in 8. Sullo strappo finale è partito ancora Cerami, sono staccati altri e qua in volata sono partito per primo ai 200 metri e sono riuscito a tenere e a vincere. Esatto, la volata. Ti dico la verità, quando ho visto lanciare la volata così da lontano ho detto mamma mia che o se la sente veramente bene oppure ha anticipato un po' i tempi, invece sapevi che era il momento giusto per partire? Sì, sono partito forse un po' troppo prima, però ho dato tutto per resistere, sentivo la rimonta di Cerame, però alla fine sono riuscito allo stesso a vincere, questa è la mia 8ª vittoria stagionale, sono felice. Che differenza c'è tra una gara su circuito e una gara in linea, soprattutto con questo percorso in salita? Sì, l'abbiamo approcciata in maniera diversa, e all'inizio infatti siamo partiti molto piano anche per questo e poi nel finale si arriva ancora più a tutta. Allora, come hai detto tu, è l'8ª vittoria, a chi va la dedica? La dedico a Riccardo e a Davide Franzini. Nicola Cerame, secondo posto qui alla prima Gazzaniga Onore per Esordienti. Sei stato tu a fare ad accendere la miccia subito a Clusone? Dopo i primi 8 chilometri ho deciso di accelerare e fare un po' il ritmo, muovere un po' la gara. E siamo andati all'inizio, eravamo in 10 e poi siamo restati in 7. E all'ultima, per andare al GPM, ho un po' accelerato, ho fatto il mio ritmo. Ho lasciato andare il campione italiano, l'ho lasciato andare avanti. E dopo il traguardo del GPM, siamo restati io e lui e abbiamo un po' accelerato e ci hanno ripresi. Poi il ritmo è stato un po' movimentato, cambi regolari. E all'ultima salita ho deciso di dare l'ultimo scatto, solo che era solo per alzare un po' il ritmo. Dopo lo scatto che ho fatto ci siamo ricompattati per fare la volata. Ho fatto un po' di errori alla volata, però sono soddisfatto per la gara che ho fatto. Faccio i complimenti a tutti. Nicolò Franchina, prima gara di casa, prima edizione di questa Gazzaniga Onore per gli Esordienti, terzo posto, penso che si possa essere soddisfatti. Sì, dai, sono soddisfatto, la gara è andata bene. In volata potevo far meglio, però ci si accontenta del terzo posto. Anche perché arriva al termine di una gara sui generis per la categoria esordienti, siete partiti subito a 20 km dall'arrivo, il gruppo già non c'era più. Sì, a Clusone Cerami ha scattato, si è subito frazionato il gruppo e sono rimasto dentro nella fuga e poi siamo arrivati all'arrivo. Te l'aspettavi così, la prima Gazzaniga Onore, o più faticosa, meno faticosa? No, sinceramente me l'aspettavo un po' meno faticosa e pensavo che arrivavamo tutti in volata, però non è stato così. Prestazione veramente molto bella di Noè Sbarberi, tra gli 8 dalla fuga iniziale, quindi ti sei subito buttato nella mischia e è stata una gran prestazione la tua. Sì, siamo subito partiti in fuga, è stata una gara molto dura. Con subito scatti e controscatti sono riuscito ad andare nella fuga giusta e sono riuscito ad arrivare all'arrivo. A meno 10 km mi sono staccato, ma ho concluso lo stesso in solitaria. Esatto, era una prova in linea con tanta salita, c'era Clusone, poi fino al monte, poi gli strappettini San Lorenzo. Tu conoscevi il percorso o ti sei proprio lanciato così dove ti portava le gambe alla fin fine? Mi sono lanciato perché il percorso non ho potuto provarlo, quindi a sensazione. Dove ti alleni? Quali sono i tuoi percorsi? Quando hai iniziato a pedalare e quali sono le tue caratteristiche? Ho iniziato da G1, mi alleno a Storo, salite di Cimego, Condino
e di solito arrivo sempre in fuga di solito. Dedica per questa vittoria tra i ragazzi classe 2009? La dedico alla mia famiglia che è qui a tifarmi e ai miei amici. Lorenzo Gusmini, secondo al traguardo tra i ragazzi del primo anno, penso che questa gazzanica onore per voi sia stata ancora più dura. Sì, è stata veramente dura. A Clusone è andata via una fuga, c'erano dentro dei ragazzi del secondo anno e un ragazzo del primo anno, e è arrivato all'arrivo, abbiamo fatto la volata e sono arrivato secondo dopo Nembrini e Berberi. È la gara di casa per voi, penso che correrla per la prima volta sia ancora più emozionante. Come era una gara normale quando sei partito, o la sentivi un po' di più? No, c'era sicuramente un po' di emozione perché era la gara di casa e è la prima edizione per degli esordienti, perché la fanno anche per gli allievi, e è stata veramente dura però anche bella allo stesso tempo. Marcello Bondioli, uno degli promotori principali della gara, della nuova gara degli esordienti, da dove nasce questa idea? Allora, noi siamo amici di Mauro, il presidente della Gazzanighese, siamo fornitori di GBC che sponsorizza da tantissimi anni la gara dei ragazzi più grandi. Quest'anno hanno avuto la bella idea di coinvolgere anche i ragazzi più giovani e noi ci siamo lasciati coinvolgere con piacere, ecco. È la prima edizione di un nuovo ciclo, cosa ti rimane di questa giornata? Una giornata bellissima, vedere tanti ragazzi giovani col sorriso alla partenza e con i denti digrignati all'arrivo, ma soddisfatti, è stato veramente veramente bello. Poi è andato tutto bene, organizzazione perfetta, guarda, meglio di così non sarebbe potuto andare. Grazie mille.